Dottoressa, si aggiunge un nuovo tassello per la Gori per un completamento di una rete fognaria in un comune dove è abbastanza precaria la situazione. Sì, assolutamente. Finalmente c'è stato il definitivo affidamento dei fondi per la riabilitazione di tutta la rete fognaria del comune di Brusciano, interventi che già si sono avviati in parte quest'estate, già diciamo all'attenzione di Gori da sempre. L'obiettivo fondamentale del progetto sarà quello di eliminare tutti gli scarichi attuali in ambiente e quindi di indirizzare le portate reflue all'impianto di depurazione di Bosco Fangone, e poi saranno anche realizzati importanti interventi di smaltimento delle acque bianche, quindi con la realizzazione di un grosso collettore che appunto allieverà i problemi di allagamento che da sempre tartassano questo territorio orograficamente un po' penalizzato diciamo dalle pendici del Monte Somma, e in più verranno fatti interventi di riqualificazione ambientale con l'eliminazione definitiva di pozzi di neri, diciamo che dal punto di vista ambientale sicuramente oggi sono da condannare e in un'epoca non più ammissibili. Sindaco, si completa per la Gori e anche per i comuni tutta l'area interessata alla rete fognaria. Per quanto riguarda Brusciano si completa in una zona altamente abitata come la 219. Sì, mi faccia dire che piuttosto che parlare di completamento dell'intera zona, si tratta di un vanto e di un aspetto epocale per questo paese in particolare. Un intervento cui avevamo messo mano fin dall'inizio del mio mandato elettorale e che trova oggi concreta attuazione. Vigileremo insieme alla Gori perché questi tempi siano assolutamente rispettati, e certo è un tempo che può apparire tanto, quello dei 400 giorni, ma si tratta di recuperare 30 anni di assenza di lavori sull'impianto fognario.